Grande successo a Roma al piccolo Eliseo Patroni Griffi della rappresentazione teatrale Duras Mon Amour con Anna Clemente Silvera e Vincenzo Bocciarelli. Siamo soli, rinchiusi in questo appartamento di Rue Saint-Bermain. Aspettiamo l'ultimo giorno. Non sappiamo che questo, siamo sicuri di questo. Mi lascerai molto presto ormai. Non vale la pena raccontarti bugie. Se non fossi Duras, non mi avrebbe neppure mai guardata. Non rispondo, non posso. Non deve far altro che questo, scrivere. Non importa cosa, lo faccia. Sono io che glielo dico. Io! Io amo tutte le sue parole, interamente, senza alcuna riserva. Nessuno può capire che cosa mi sia successo. Un colpo di fulmine. Un coup de foudre. Le ho scritto tutti i giorni per 5 anni prima di incontrarla nella sua casa di Trouville, nel luglio dell'80, in Normandia. Anche più di una volta al giorno. Non mi aspettavo lettere da lei. E tuttavia sì, malgrado tutto speravo, mi dicevo, forse si darà la pena di scrivere. Non di rispondere, ma almeno di scrivere. Non è il suo genere scrivere parole amabili, parole gentili. Avrei dovuto saperlo dal momento che leggo tutti i suoi libri. Conoscevo solo le tue lettere, sempre molto brevi, come un grido d'aiuto. Sono le lettere più belle della mia vita, ma questo non lo saprai mai. Non volevo vedere nessuno. Volevo restare sola. Non sono triste. La mia è una solitudine felice. Io preferivo immaginarti. La mia lettura dei libri è selvatica. Non posso parlarne a nessuno. Ho paura di parlarne. È un segreto di cui posso solo scrivere. Nessuno può immaginare la coincidenza miracolosa tra ciò che leggo e ciò che sono. Il mondo non è vero che non sia. E poi c'è l'amore. La smetta, vada a raccontarla a qualcun altro. Cosa ne sa lei dell'amore? È così giovane. E quel nome di 5 lettere, Duras, lo amo infinitamente. Non l'ho più lasciata. E non posso più lasciarla. Non sapevo ancora che la storia era già cominciata. Va bene, abbastanza. Io conosco quei ragazzi che citano frasi di Duras per far colpo. Non durano a lungo. Voglio proteggerla. Già lei è con me e ancora non lo sa. Lei è sempre sul punto di non riuscire più a scrivere, sempre sul punto di abbandonare tutto, le parole e la vita. E tuttavia no, lei vive, lei scrive, lei ama. Thank you.